Sorridi di chi cede sul più bello, di chi si pesta un dito col martello. Tu ridi di chi soffre per amore, attende invano l'autobus per ore. Tu ridi di chi prende tante botte, di chi mangia spaghetti a mezzanotte. Tu ridi di chi non ha più benzina su un'autostrada alle 8 di mattina. Chi vede il sole a scacchi, di chi si sta strozzando con gli gnocchi. Tu ridi di chi sogna gli occhi belli, di chi ha più guai in testa che capelli. Tu ridi di chi crede alla Befana, di chi è stonato come una campana. Tu ridi di chi è grasso e fa la dieta sperando che diventerà un atleta. Per dolore, di chi resta bloccato in ascensore. Tu ridi di chi va a finire in bianco e si risveglia il giorno dopo stanco. Tu ridi di chi va dallo psichiatra perché è convinto di essere Sinatra. Tu ridi di chi adopra la siringa sperando che diventerà Mazinga. Faccio più, mi sto qua facendo. Ah, che ti liberi delle tossine. Ma che tossine, tossine? Io qua mi libero del fegato, la milza e tutte le frattaglie appese. Uno, due, più veloce. Non fare il lavativo, Savino, stai perdendo il ritmo. Ma quale ritmo? Che dobbiamo andare alla discoteca? Morbidone, ancora tre giri, su, allunga il passo. Che allungo, allungo, fucilate tutti i dietologi del mondo. Tutti, contro il muro. Devo... Una bella scarica di mitraglia e gli endocrinologi all'ergastolo. Ieri te la sei cavata molto meglio, sai? Adesso salta la siepe. Sì. Ma no! Ma no, dai, rialzati! Maledetta me, quando sono netto grasso! Sei sempre allo stesso punto, no. E per forza, mi fa fare ogni giorno lo stesso percorso, eh! Andare. Dai, Savino, ce ne hai due alle spalle, non farti raggiungere. Tu corri? Ma tieni le distanze. Uno, due, uno, due. Celeste, guarda che io devo solo perdere qualche chilo, mica devo vincere le Olimpiadi. La corsa della pace, sì. Sì, la pace terra a te e tutti quelli che portano la fiaccola. Ti stanno per riprendere, vai più forte! I marsigliesi! Bravo, Savino! Li hai seminati! Se continui così vedrai, li stendi tutti! Sono caduti come pere, sono cascati! Come pere, sono cascati! Ah, mamma mia! Ah, madonna delle ingoronete, che boh! Mannaggiate i futi! Ma, è il jogging, è il training, è lo shopping! Hai visto? Non guardare. Hai perso sia 9-20 grammi? Allora hai guardato. E vabbè, non va niente. Andiamo. Beh, che significa? 20 grammi oggi, 20 grammi domani. Se io cambio fino a 120 anni sarò dimagrito 7 kg e 38 grammi circa. Bene ai fianchi, ne? Sì. Vado a prepararti il bagno. Va bene. Che ci metti di buono stamattina, Celestina? Olio tonico di anatra finlandese, balsamo le uova di tartaruga dell'Honduras, così i pori della pelle respirano. Grazie amore per i pori della pelle, una boccata d'aria ci voleva. Però devo dire che quell'olio allo spermatozoo di gorilla thailandese ieri, beh, io onestamente, ma ha fatto un buon senso.
sbrigati, che il bagno è pronto. Corri, se no si fretta. Eccomi. Un bel salto. Amore, quanto scorri, saranno se no 60 gradi. Scioglie meglio i grassi. Vado a preparare la colazione. Mangia, Bibo, che la tua mammina ti ha preparato la pappa buona, eh? Sbrigati, Savino, altrimenti fai tardi. Ti sei messo un impacco in testa, tesoro? Sì. Amore, senti, ma sei sicuro che queste erbe thailandesi fanno ricrescere i capelli? Io non vedo nessun progresso. Certo, amore, ci vuole pazienza, come tutto nella vita, no? Che processo hai stamattina? Di terzo grado, credo. Ma da quando in qua esistono i processi di terzo grado? Ma no, che processi? Io sto parlando delle ustioni di terzo grado che mi sono fatto sulle natiche in quell'acqua bollente maledetta. Non è per te, amore, 270 calorie sarebbe veleno. È per Bibo, no? È per Bibo. Guarda me, io non faccio nessuna fatica, vitamine e erbe. Sì, ma dal momento che la tavola è apparecchiata, come si dice, se l'occhio vuole la sua parte, anche lo stomaco. Insomma, vuoi dimagrire, sì o no? No. Cioè sì, voglio dimagrire, ma non è giusto che in questa casa mangia solo Bibo. Io dopo 6 mesi di cura non ce la faccio. Senti, più. Senti, Savino, quando ti ho conosciuto eri bello, hai tante, virile e soprattutto pieno di capelli. Sì, a longilineo, alto 1,98. Tu mi vedevi così perché mi volevi bene. Insomma, vuoi dire che adesso non sono più innamorata di te? Ma non ho detto questo. Beh, facciamo uno strappo alla regola, va. Che? No. Savino, questa roba serve anche per misurare la tua forza di volontà. Bevi il tuo decotto? Sen, mi fai bagnare un biscotto? No, prendi le vitamine che sono già le 8. Sì, va bene. Mannaggia a te l'imbuto di erbe, guarda, ha bruciato tutta la lingua, bruciata. Se tu stessi un pochino più attento non ti capiterebbero questi guai. Eh sì, perché la colpa è sempre mia, vero? Sì. Adesso tu mi devi dire al processo io come faccio a far la ringa. Signori della corte, in 7 l'hanno violentata questa povera disgraziata, che poi quella fa la puttana di professione. Io le devo convincere che non è stato un adescamento di lei, ma sono stati loro a fare un sopruso maschilista. È tutta colpa. Dai, che anche tu da buon maschio latino e per giunta meridionale la condanneresti. Io no, assolutamente. A parte il fatto che io ho sempre avuto larghezza di veduto in merito e lo sai. All'università di Bari mi chiamavano svedese. Allora, svedese, se ti dicessero che tua moglie ha un amante? Non ho afferrato, scusa. Insomma, se io avessi un amante? Beh, pazienza. Che faccio, vi ammazzo? Certo, mi dispiacerebbe perché ti voglio bene, ma non è che prendo la doppietta e vi sparo. Se ti dicessi che adesso non sto andando affatto dal parrucchiere, ma che sto andando dal mio amante? Certe volte sei proprio divertente, tu. Alle 8 del mattino. 8:35. Sono già le 8:35. Tu hai sempre il potere di farmi far tardi, per una ragione o per un'altra. Adesso non ti fa più male la lingua, eh? No, sto bene, va bene, mi sento bene. Che oggi la giornata comincia storta. Tutto la prendere, scherzavo? Scherzavo. Ciao. Ciao, tesorino. Lo vedi qual è la mia amante? Oggi c'è una causa con giudice d'Emma, qua lo tengo a quello. Beh, vai dal tuo amico tu. Lui è paziente, paziente instancabile, l'opposto di te. Da tartufo questo. Scusi, ma cosa sta facendo? Mi sto pulendo, né? E allora si pulisce i piedi sporchi di cacca sulla mia macchina. Scusi, né? Credevo fosse fango, Non faccia il furbo, né? Maleducato, caffone, faccia da terù. Ma vai via, faccia da ricchiù. Come ha detto? Niente, scusi tanto, arrivederla. No, credevo bene.
Sono le 8:42. Oggi non ce la faccio. Non ce la faccio. Orcava. Ciao, scusa il ritardo, ma mio marito, sai. C'è stata una perdita. Sono l'opera del gas, vado ad aggiustare la cosa, la perdita. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, Zelmira, scusa. Beh, ma come mai così tardi, amore? Sai, mia moglie. Ma dai, entra che ti possono vedere. Amore, non c'è un minuto da perdere. Dunque, sono le 8:45 precise. Abbiamo dunque 7 minuti circa in meno e 16 minuti in tutta a nostra disposizione. 20 secondi per sbottonarmi e togliermi questa puttana di cinde, se ci riesco. 3 minuti per denudarmi. Amore, non mangiare sempre le mele. Lo so che lo fai per eccitamento, ma sono 38 secondi, 38 calorie. Dunque, 4 minuti per andare in tribunale. Sì. 3 minuti e qualche corso per raggiungere l'aula del tribunale alla quarta sezione. Ci rimane sì e no, 5-6 minuti per... 5-6 minuti? Sì. 5-6 minuti? Sì. Non va niente, lascia perdere, lascia. 5-6 minuti per far l'amore. Sì. Oh, bello. Bella. Oddio, come ti sento! Sì, anch'io ti sento! Oh, come ti sento! Ti sento! Telefono. Lo sento! Rispondi. Deve essere quel cornutaccio di tuo marito che fa la telefonata di controllo. E in anticipo oggi, dicelo. Ma no, ma se tu che sei in ritardo, scusa, cosa c'entra lui, poverino? Rispondi, fai presto. Sì? Ciao, amore. Bacio. Bacini, bacini. Miau, gattone, one, one. Miau. Che cosa fa la mia gattina a quest'ora di mattina? Miau, miau, mo miau. Fai le fusa. Certo, amore. Ma le fai proprio a me le fusa, al tuo gattone? Nel nostro bel lettone tutta sola? Non starei mica aspettando qualcuno, né? Ma no, tesoro, non aspetto proprio nessuno. Il mio amante è già arrivato, è proprio qui vicino a me. Mi bacia, mi tocca. Davvero? E si è... Scusa, scusa, tu non vuoi che io esca? Mi controlli ogni minuto? Allora sono costretta a farli venire a casa, i miei amanti. Non ci credo. Uffa. Ma no, se non ci credi puoi controllare da te. Scusa, dal tribunale qua ci vogliono 6 minuti. Quanto che vengono, eh? Ah, ma no, che dico, 4? Beh, allora se vieni subito ci sorprendi a letto, eh? Ah no, tesoro, queste cose non me le devi dire neanche per scherzo. Perché sai che mi fanno dispiacere. Non è piacere. E va bene, allora se insisti divertiti pure. Te lo do il permesso, mi senti? Lo sento, lo sento. Grazie, tesoro. Ciao, ciao, musi, bacio, bacio. Ma dai, dai che ci ha dato il permesso. Zelmira, a te delle volte non ti capisco, mi sembri scema. E qui vicino a me, lo sento, lo sento. E quello è mica stronzo tuo marito, se ne accorge. Ma scusa, per far farsi un marito geloso. E non c'è di meglio che raccontargli la verità, eh? Non si crederà mai. Sì, e se si crede invece quello. Ora mi ha messo le palpitazioni addosso a me. Già sono a corto di calorie. Figurati, che sono un robot. Ma cosa fai? Ma non c'è da preoccuparsi. Te l'assicuro, Savino. Se avessi detto che ero sola in casa, magari sarebbe corso per controllare. Non ti senti? Se la risente. Lo stambecco di tuo marito è proprio il giudice nella causa che io devo discutere tra... Oh, porca puttana, tra 8 minuti. Oh, ciao, sì. Zelmira. Beh, ma che fai? Te ne vai? E per forza, anche oggi non abbiamo concluso niente. Mi pare la cosa che mi fa ingavolare è che ci stiamo abbonando a questi incontri. Ma sei arrivato in ritardo. Poi oggi si è messi di mezzo anche mia moglie. Figuriamoci, tua moglie. Sì, l'ho dovuto accompagnare dall'amante. Amante, lo vedi che anche tua moglie è un amante? Ma l'ha detto così per scherzo, per vedere come la prendevo. Anche mio marito gli dico per scherzo che gli metto le corna. Il cornutaccio è convinto che sei fedele. Senza ombra di dubbio. E senza ombra di dubbio è cornuto. Beh, che significa? Per me la situazione è diversa, sì. Perché tra me e mia moglie ormai certo. C'è la più completa e profonda sincerità. Penso che se c'è qualche cosa, me la direbbe. Senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio. Vorrei proprio vedere come fai a essere certo che tua moglie non ti mette le corna. Che? Mia moglie è sempre mia moglie. Ah, sì. Ciao. Sì, ciao, caro. Tu pensa a te. Sua moglie è sempre sua moglie.
Prendi per esempio i due tunisini uccisi per motivi ambienti. Ho capito. Beh, io ero il primo a fare il resoconto. Come mi giro, è proprio come un sesto senso. Morti a destra, morti a sinistra. E come mi giro, zacco, mi trovo un cadavere morto dietro. Era proprio scritto che nella vita dovevo occuparmi della nera. L'altro giorno, lo sto scrivendo adesso, sono stato a teatro, spettacolo di evasioni. E uno, zac, ha rotto una bottiglia in testa al vicino. Che mi vuoi frenare sui denti? Ciao, Cesarino. Ciao, Sarino. Senti. Devo andare su un tribunale che c'è una cellulare causa. Con gli imputati deve ancora arrivare, allora, non ti preoccupare, abbiamo tutto il tempo. Hai letto il mio articolo, quello che è uscito stamattina? Ancora no. No, violenza a destra, violenza a sinistra, morti sopra, morti sotto, mentre milioni di persone in tutto il mondo stanno morendo di fame. Certo. Tu che ne dici? Che è soppressata pugliese? No, no, è salame di qua. Alla fame fisica poi mi aggancio per accusare quelli che hanno solo fame di vanità, fame di danaro, fame di potere, fame di violenza. La violenza che è il simbolo del nostro tempo mentre tutti mangiano. E poi tutti se ne fregano della fame nel mondo. Che ne dici? Che sono broccolette di qua? No, di Barletta. Guarda che questa roba ti fa male, Cesarini, io lo dico per te. Qui ti arriva il colesterolo a 2002 e l'infarto assicurato. Pensa, ieri sera mi sono mangiato polenta, fonduta, fagiano, tutto condito col tartufo. Eppure, guarda le mie. Cesarino, ma come cazzo fai a non ingrassare? Ma vuoi la grasta? Sì, vengo. Aspetto in aula. Hai visto? Hai visto che mi fa far tardi? Io non lo so. Dici che il cellulare non era arrivato, si vede che è arrivato. Sì, vabbè. Oh, questo è l'ingresso degli avvocati. Avvocato, scusi, come mai così tardi? Il giudice sta per entrare. Lei vada dalla sua cliente. Sì, glieli porto subito. Ah, buongiorno, signora. Avvocato, che cosa succederà? Non ti preoccupi, lei è in buone mani, stia tranquilla. Ecco la toga. La toga. Scusate, nella toga della foca, cioè nella foca di messa. Avvocato, questa è la prova. Sì. Tutto in ordine. C'è un articolo da prima pagina. L'avvocato Savino Lagrasta... Col colesterolo a 780. Cesarini, mi vuoi togliere questo coso per piacere? Praticamente è una causa già vinta. Con la tua abilità di oratore sarà uno scherzo. Abbia pazienza, signorina. Allora lo fa apposta, quella violenta un'altra volta. Entra la corte. Ma non si lamenti. Oh, la borsetta. Mi si è sporcato pure lo stivale. Vedi? La gabbietta. Quale gabbietta? La fracchetta. Comporsi, per cortesia! Non facciamo i conti! Piove. La pioggia mi spiva in un modo particolare. Allora mi hai promesso. Sarà una cosa fantastica. Farò del mio meglio. Chissà se mio marito se ne accorgerà. Non dimmi che è così banale da essere geloso. No. Però dobbiamo far presto, né? Mio marito potrebbe cercarmi. Sarà l'impronta immortale del nostro incontro. Che giornata maledetta. Vado a perdere una causa già vinta in partenza. E ci rimetto pure la parcella. Ci rimetto. Pozzanghere maledette. Tutte io le vado beccando. Oh, la volete finire tutte e due? E meno male che non se ne è accorto della scarpa il cornutaccio. Se no a me mi dava l'ergastolo quello. 4 milioni ho perso. Io non li ho trovati. Sì, Ulderico amore, arrivo subito. Eccomi qua. Savino! Zelmirsi, devo... Ma lo sai che è quasi mezzogiorno, Ulderico può arrivare qui da un momento all'altro. Ho scambiato la scarpa con Corruti, tuo marito. Non ti dico in tribunale, mi è cascato il pantalone. Tutto è successo. Primo, spiegati. Cosa c'è? Risotto con tartufo. Sì, e coniglio con le olive. 4.000 calorie, minimo una trombosi. Col colesterolo alle stelle. Senza parlare dei trigliceridi. E per forza, tu mi metti addosso queste palpitazioni. Il mio amante sta qui, lo sento, lo sento. Non si arriva l'Ulderico. Me lo sbatto sull'ombelico. Dammi una mano piuttosto, sì, qua.
Dove sta sta scarpaccia maledetta? Fammi guardare sotto il letto. C'è? Sta qua. Ah, meno male. Sì. La prendo io, aspetta. Sì, ecco. Azzo, va proprio in fondo sta. Oddio. Oddio, te l'Ulderico. Questo sono super bravo. Germira, tira. Tira un momento. Tascia, vino. Vieni fuori. Come? Mi sono incastrato. E siamo ben fuori. Oh, signore. Sofino, temo essi. I vortecci dell'Ulderico. La quinta vertebra della spina dorsale. Che devo fare adesso? Vai di là, di là. Di là dove? Ma di là. Siamo al quarto piano. Ma cosa vuoi che sia? Guarda, saranno se no 10-12 metri. Ah, beh. Madonna. Su, corazzo. Oddio, il vuoto. Io sono a stomaco vuoto. Io muoio prima di cadere qua. San Giuditto di Pordenone, attaccami al cornicione. San Giuditto. Savino, Savino, prendi la scarpa. La scarpa, ma dammi quell'altra. Quale? Ma dai, quella. Ah, ecco, un momento, Pier. Fa prestino, appena va a far pipì ti do via libera. E se non ci va a fare la pipì? Ci va, ci va. Ci va. Selmira. Ulderico. Beh, il letto. Beh, è stato mio amante, tesoro. Te l'avevo detto che era travolgente. Sarà bene che ne trovi uno meno travolgente, mia cara. Altrimenti dovrò mandargli il conto a casa. Sarebbe imbarazzante, ne? Soprattutto non l'ho messo una volta sola. Allora non mi prendi in giro? Hai un amante? Ma che bravo! Invece io sono proprio convinto che quel cornuto del falegname non ha saputo riparare il letto. Cara la mia gattina! Cos'è stato? Niente, il vento, un'imposta che sbatte. Tesoro, andiamo che il risotto è già scotto. Non le hai messe ancora via le mie scarpe da duelio? Ma... Una bagnata e l'altra no, come mai? Sai com'è? Un po' piove, un po' no. Si vede che una scarpa sente un po' troppo l'umido. Andiamo, Zelmira, mi vuoi prendere in giro? Ma dai, Ulderico, ma cosa ne posso sapere delle tue scarpe? Andiamo a mangiare, che poi ti viene il dolore al piloro e non digerisci. Che cosa succede? Oh, niente. Certo, lui è il mio amante, sai, l'ho nascosto là fuori. Era molto imbarazzante. Imbarazzante? Sì. Ma se è vero, lo sbatto di sotto. Ma no! Mi sbatto di sotto, cornuto. Cara, non va in tempo, casco da solo. Ma no, fare la fine d'America! Vedi, vedi che non c'è nessuno. Non c'è nessuno? Però c'è qualcosa. Che cosa? Che cosa? Che cos'è questa? Cos'è questa? È una scarpa. Una scarpa da uomo? Sì. Numero 42, sì. In pelle scamosciata, sì. Modello francesina. Sì. Spero che vorrai spiegarmi! Ma guarda, ma cosa c'è da spiegarti, tesoro? Io non ti capisco. Adesso guardo all'altra finestra, per vedere se sei nascosto sul tetto. Lo doveva dire a me. Io non ho fatto neanche il soldato per le vertigini. No, non mi ricordo. Se cambio la mattina a casa mi gira la crepa! Dov'è? Ce lo trovo, l'ammazzo! Non c'è nessuno! Te l'avevo detto che non c'era nessuno, dai, andiamo a mangiare! Il cactus!
Sei sicura che tuo marito non sospetti di nulla? No, non sospetto proprio niente. Non ti preoccupare. Bene, bene, allora è meglio andare. Celeste che si riveste. E questo chi è? Vuoi vedere che la storia del parrucchiere? E allora sono corna vere. What a lovely day today. Che bella giornata oggi. Today is day of shade. È stata una giornata di merda. Traduzione simultanea. Stanno facendo un trasloco. A giudicare da questa roba deve essere gente squinzia. Andiamo? Un momento, un momento. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Accomodati pure. Senta, perché? Ho subito una perdita anch'io. Mi dispiace, signore, sentite condoglianze. Insegue. Apri tu, cava. Volentieri. Aspettate! Fermatevi! Non vi faccio niente, fermate! Oh, aspettate! Madonna, tutto a me mi capita, la che per la meno tutto. Sono eccitatissima, follemente eccitata. Arrivo, muove! Ma adesso vi soffrete fra grande, eh? L'articolo 22, comma B, parla chiaro. Sei cornuto, Savir, più chiaro di così. Voilà. Che meraviglia! Ma c'è anche la piscina! Sì, avrei voluto riempirla di latte, ma... Perché costava troppo? No, diventava yogurt. Voilà! Ma sei un mostro di fantasie erotiche! Vieni, fammi vedere tutto, dai! Sì, dai, ti faccio scoprire ogni angolo, dappertutto, sopra, sotto... Ah, è proprio sopra, favoloso! Sotto. Andiamo subito sopra, eh! Risparmia le forze. C'è l'ascensore. Ah, un ascensore in una villa a due piani? Sì. Oh, è una pazzia. Apertura double face. Singola, matrimoniale. Direttamente dalla cantina, dove lo champagne è a temperatura giusta, fino a su, nella camera da letto. Ma anche qui, volendo, si può far l'amore. Se le bernie qui. Se le portate in camera da letto. Allora muoia Sansone con tutti i filistei. Non si apre, aspetta. Guarda che bell'aria fresca si respira in questa specie di garçonnier dernier cri. Pure con la R moscia se l'è scelta la fedigra. Deve essere un deficiente, deve essere. Disgraziata della langa, mi volevi fregare proprio a me, eh? Il nido di campagna, 200 milioni a Rothkost. Che tendona. Eh sì, così allevi polli, allevi conigli, allevi cervi, perché io sono cornuto. Oh, sono cornuto io. La garçonnier dernier cri. Voilà! Oh, che meraviglia! Un lenzuola di seta nera. Un pizzico di morbosità può rendere un rapporto più stimolante, non credi? Che cosa posso fare per ringraziarti per questa felicità che mi prometti? Madonna! Tutto si rompe! Pure il campo da tennis hai preparato, puttanazza. Così io con la racchetta, tu che tu che tu che tu che lui, zic zic zic. Poi mi ammazza tutte e due, mi spari con la lupara qua. Potrai ammazzarli dopo, adesso c'è Don Vito che ti sta aspettando. Ma io sto sbrigando una cosa...
Non trovi che sia il massimo della sensualità, cara? Chissà se si riconoscerà che è il mio. Ma amore, la linea del tuo culetto è inconfondibile. Avanti, fate piani, che c'è un piede scalzo e c'è un galletto sotto la pianta che mi fa male. Buongiorno. Buongiorno, Don Vito. Io volevo... Quando... Torre Rapesarda, Giovanni Cimino. E poi invece. Giacinto Cimarrosa. Poi invece. Salvatore Malagò. Poi invece. E così via. Tutti uomini di nobile sentimenti, padri esemplari, strappati repentinamente all'affetto dei loro amici. Repentinamente. E con quelle di questa mattina al parco abbiamo esaurito questo vialetto, avvocato. Gli unici peciotti che mi rimasero, queste sono. Don Vito. Avete dimenticato Saruzzo. Già, più Saruzzo, che domani esce di galera. Ma quello Saruzzo meschino che conta. Grande, grosso e menchione. È menchione. Sette fonti, tutta gente di prim'ordine. Erano come figli per me. Sì. Ma per ora non ho nessuna intenzione di seguirli davanti al creatore all'altro mondo. Però, avete capito? Capisco. Bravo. E siccome i marsigliesi non mollano, l'unica soluzione che mi resta al momento è la tomba o la galera. Don Vito, io non ho afferrato bene questo nesso logico fra la tomba e la galera. Io in che cosa vi posso essere utile? La tomba non mi piace, avvocato. Per cui 2 anni di galera in un carcere sicuro mi basteranno per riorganizzarmi e ripagare con la stessa moneta quei fetosi dei marsigliesi. Nino! Rocco! Dove andate? Mi ero incasinato con la deviazione nel dialetto. Scusate, Don Vito, credevo di parlare con voi, invece stavo parlando con un estinto. Ma io che devo fare in questo... Solo difendermi in una causetta che si discute venerdì qui ad Asti. Ad Asti. Con rispetto parlando, non mi sarà difficile perdere la causa, dato che voi siete l'avvocato quasi più fesso che io conosco. Come sarebbe a dire quasi più fesso? Va bene, senza quasi. Ecco. Sarete ben ripagato. E potrò all'occorrenza anche occuparmi delle corna vostre. Perché voi già sapete tutto, Don Vito. Se non sapesse le cose in tempo, avvocato mio, a quest'ora sarei morto almeno da 20 anni. Io so sempre le cose che devo sapere. Allora, Don Vito, già che sapete tutto, adesso vi dimostro che è un vero uomo l'avvocato La Cresta, sì. Io vado a casa e li ammazzo tutte e due con lo doppio. Tanto che me ne frega a me, poi mi ammazzo anch'io, non è che... No, voi della causa mia vi dovete occupare. Sì. A voi fare l'avvocato e a me la lasciate la doppietta. Ho reso l'idea? Sì. Ritenetevi già soddisfatto. Avete la parola di Don Vito. Grazie, io la tengo la parola vostra, ma non vate parole dalle corna mie, se no una parola. I marsigliesi. Però io direi che ammazzarli mi sembra un po' troppo, Don Vito. Spezzandoci invece la spina dorsale, quelli si spaventano. Don Vito? Non vi preoccupate, ci penso io. Ci vediamo venerdì al processo, parola di Don Vito. Va bene, Don Vito, lei mi dice sempre parola mia, però non mi lascia mai parlare. Finiamo il discorso, no? Ragazzi, almeno voi due aspettate un attimo, no? Presto. Mi fa male il piede, c'ho il calletto, ve l'ho detto. Don Vito, che mi fate fare lo slalom gigante qua? Mannaggia la miseria. Don Vito, ti prego, non mi lasciate da solo qua. Don Vito, Don Vito. A me mi ha fatto le corna, capisci? A me. Secondo lei io me le merito le corna? Eh no, lei fa sempre di sì con la crepa, scusi, non me le merito no. Io non le faccio pagare niente alla disgraziata delinquente. Sarà un po' sovrappeso, non lo nascondo, ma la voglia di dimagrire c'è. E la mattina mi fa fare foti, 12 chilometri, un giorno sì, un giorno no, digiuno assoluto che c'è una fame che sto morendo. La sera mi dà una ciufeca, lei non ha idea, una ciufeca, mi viene da rimettere solo al pensiero. Adesso già lo so, la mia professione ormai, a puttane, morta, il penalista diventa corruttista. Io già me li vedo tutti quanti che mi dicono, l'avvocato La Grossa, corruttaccio di Asti. E per forza. Ecco, siamo arrivati. Qua, la ringrazio di cuore, lei è molto gentile, eh? Questa è casa mia, la casa di La Grasta, un corno lo sovrasta, in fronte, come il rinoceronte. Arrivederci, a presto. No, arrivederci a mai, che è meglio. Chi è arrivederci a presto? No, anzi, perché? Quando è che ci vediamo prestissimo? Tanto io mi suicido, mi ammazzo la doppietta, e poi li sparo a loro. Ma cosa le è successo? Sapesse. Ma cosa fa conciato questo? No, è lui che mi ha dato un passaggio, né? Perché io stavo al cimitero. Io ci volevo dire a Don Vito, quando quelli hanno... Ma lei che cazzo se ne frega, scusa? Ma guarda che modi. La voglio vedere, la vedo affranda ai miei funerali, io mi sparo in bocco. Che ci metto? Un attimo ci metto. Vai via, cagnaccio della malora, maledetto. Mangia colazione a tradimento che non ingrassi mai. Ti deve scoppiare il cimurdo, Andre Fegato. E devi venire al mio funerale, anche tu. Tutti dovete venire al mio funerale. Deve anche piovere quel giorno. Voglio vedere la signora Celeste a chi le farà fare le diete. La dieta americana, la dieta dei pumpi, la Watch Watcher, la dieta del fandino, la dieta associate e disassociate... Di tutte le cose, maledetto. Ma io mi spero. Io mi ammazzo, a palla colpi in bocca, mi spero. Che c'è? Sei tu, caro?
Non posso scadere? Come ti sei ridotto? Sono affari miei. Tu piuttosto, dove sei stata oggi? Poi ti dico tutto. Ti ho cercato, sì, sì, sai, a casa, a studio. Non ti ho trovato, cominciavo a preoccuparmi. Ti voglio presentare una persona. Andrea? Buonasera. Ma, avvocato, si alza e l'abbracciò del mio divano. Perché lei sta in casa mia, si sta fumando il mio sigaro e si sta fottendo anche il mio whisky. Ha capito? Savino, ma che modi sono questi? Comportati bene. Tieni, Andrea. No, grazie. Ti prego, siedi. Mi comporterò civilmente. Lei mi vuol dire chi è? Qual è il suo nome? Andrea Soldani. Soldani. Non suggerire tu, lo saprai come si chiama, no? Amore, vedi, noi dobbiamo dirti una cosa. Non indovineresti mai. È inutile, ho già indovinato. So tutto. Allora la cosa più facile. Senti, Celeste, non girare intorno ai discorsi come fai sempre tu, perché mi dai i nervi. Se mi devi dire con Steven, e basta. Ecco, beh, visto che già sai tutto, dovresti pagare tu il signor Soldani. Pagarlo io? Ma perché tu lo paghi pure a questo? Eh sì, Andrea è un professionista di prima categoria, sai. Io ho cercato di abbassare il prezzo, però quest'ultima botta di 20 milioni. 20 milioni? Ah, meno di così non potevo lavorare. Ma lei chi si crede di essere? L'unico maschio rimasto al mondo? Che va a insidiare le donne degli altri, ci va a dare fastidio fino in casa e si va a dare 20 milioni a botta? Ma, Savino! Ma come si permette lei di rivolgersi così a me? Io che sono il discepolo di Le Corbusier, McIntosh, che ho studiato le più sofisticate tecniche, lei si rivolge così a me? Ma che sistema è questo? Per piacere! Non alzi la voce, stia zitto! E non gridi con me! Grazie! E zitto! Ma chi è questo? Come parli? Io non lo capisco. Vedi, Andrea Soldani è l'architetto che ha arredato la nostra nuova villa in campagna. Io volevo farti una sorpresa per il tuo compleanno. Oh, signore benedetto. Lei è l'architetto? Sì, architetto. Laureato a pieni voti alla Central New York University. Mi scusi tanto, guardi, non so che cosa dirle. S'accomodi, prego. Addirittura discepolo di McIntosh. Oh, povera stellina, sei molto esaurito, ne? Lavori troppo, sei stanco. Vedi, io ho pensato che se ti avessi preparato un bel posto in campagna tranquillo e accogliente, beh, allora tu... Scusami, amore, io avevo pensato che fratello lui c'era e che, insomma, lui era il tuo amante. Ecco, ho combinato un casino maledetto a me. Bello ringraziamento per un artista che si è dedicato completamente a sua moglie. La sedia pop che ho fatto col calco del sedere nudo di Celeste varrà centinaia di milioni. Sa che sarà pubblicata nelle riviste specializzate più importanti del mondo? E adesso vada a cambiarsi, perché così conciato urta il mio senso estetico, vada. Sì, tesoro, ha ragione, vai a cambiarti. Scusate, faccio in un attimo, architetto. Oh! Sai, amore, Andrea si è un po' sbizzarrito nella ristrutturazione e nella scelta dell'arredamento. Un miscuglio tra antico e moderno. Ah. A me piace tanto, spero che piaccia anche a te, tesoro, eh? Se ti piace a te, mi piace pure a me. Faccio solo ancora un po' di confusione con i comandi elettronici. Eh beh, impareremo insieme. Ah, certo. Indubbiamente il posto è bello. Ma dimmi un po', quanto hai speso per i lavori? 150 milioni. Cuyum, papà. Beh, però non abbiamo ancora finito, eh? C'è da sistemare il giardino e la facciata. Ah, ecco. Boh. Ho indovinato! Oh, vieni, voilà! Che cosa? Beh, sinceramente è molto bella, eh? Eh sì, Andrea è veramente molto estroso. Che era estroso l'avevo già capito, però è anche molto caro, eh? Molto caro. E ti credo io, ogni botta so 15-20 milioni. Ma è un architetto di grido, eh? No, no, io guido se mi porta con una volta le fatture da pagare, come quella di ieri. Perché alla deve moscio, ma è tosta a toglierci una lira a questo, eh? Che? È quasi l'una, vado a prepararti da mangiare. Cosa c'è oggi come menù? Pranzo speciale oggi. Dunque, c'è il passato di cetriolo, sì. Poi c'è mezzo uovo sodo con una foglia di lattughe e poi c'è un bel infuso di alghe giapponesi. Le alghe mi fanno impazzire, mi ricordano le seppie coi piselli. Ma hai ragione. Senti, intanto prendi confidenza con la casa, eh? Sì. Va bene? Ciao, tesoro. Ciao, tesoro. Palermo, minima 6, massima 14. Roma, minima 2, massima 12. Torino, minima 3, massima 5. Venezia, minima 0, massima 8. Abbiamo trasmesso le temperature minime e massime registrate oggi. Che è sto coso qua? Ed ora passiamo alla cronaca locale.
Ad Asti, un noto boss mafioso è rimasto vittima di uno strano incidente insieme alle sue due guardie del corpo. Ecco il servizio del nostro inviato, Mauri. Signore e signori, sono Franco Mauri che vi parla dalla città di Asti. Il noto boss mafioso Vito Malisteri poco fa è stato vittima di un gravissimo incidente. È stato investito, non si sa se accidentalmente o meno, da un'auto in corsa. Abbiamo la fortuna di avere qua tutto, il collega Cesare Bicotto, il quale ha visto tutto. È stata una scena terribile, una scena allucinante. Erano in tre, Don Vito e due guardie del corpo. Don Vito si guardava alle spalle. Una guardia guardava a destra, l'altra guardia guardava a sinistra. E a un certo punto una macchina li ha presi di fronte. È stata una scena terribile. Ossa stramazzate per terra, budella che schizzavano. Una scena di morte. La nostra trasmissione finisce qua perché... Signore e signori, da Franco Mauri. Il killer di Don Vito. Questo deve essere Saruzzo, quello alto milione. Allora Don Vito mi ha preso sul serio al cimitero, mi ha preso. Come faccio adesso a spiegarci? Quello sta pure in ospedale. Che miseria. Ah, chiusura ermetica di sicurezza. Savino, ma che stai facendo? Ah, Celeste, ti prego, non ti sporgere, perché è successa una cosa, poi ti spiego. Quando... Savino, ma che combini? Mi fa male, linguine. A momenti, muovi lo squartello, come San Sebastiano. Non ti sporgere dalla finestra, c'è il coso di Don Zoccoso. Don Vito non ha capito niente. Ma di che cosa parli? Sei sempre agitato. Don Vito non ha capito. Ma cosa c'entra Don Vito? Mi ha detto che per due giorni non ti saresti occupato di lavoro. Ma che lavoro, amore? Don Vito è stato investito. Io al cimitero non ce lo volevo dire. Calma, no, io telefono in ospedale. No, io telefono alla polizia. Sì, telefono alla polizia. A qualcuno devo telefonare. No, cosa stai facendo? Inseguite la polizia, non toccare quel bottone. 30 secondi di alta tensione. Oh. Senta, parliamoci chiari, io non ce l'ho con lei. Don Vito al cimitero non ha capito. Io non sono la persona che cercate voi, io sono il marito della signora. Sono l'avvocato, non l'amante. E che fa adesso, scusa? Perché non mi risponde? Perché non parla? Sta sempre in silenziatore, in silenzio. Questa cosa fa male. Oddio, pesco! Madonna benedetta! Signor Killer, mi scusi. Io non volevo sparare. Io sono in giambetto, mi è andato il dito sopra la grilletta ed è partito il colpo. Io sono stata una brava persona, la prego. Guardi che io soffro di cuore, mi viene l'attacco cardiaco. Lo capisco proprio. L'ho ammazzato con un colpo solo, me ne sono manco accorto. Come faccio adesso? Sta schela maledetta zigzag. Grazie, veramente mi potevi anche avvisare. Gentile, grazie. Grazie a lui. Ah, anche tu sei qui. Grazie. Buon compleanno. Grazie.
Ho invitato il giudice Denno. Potrebbe essere utile per la tua nomina presidente dell'ordine, capisci? Avvocato Lagrasta. Ah, buonasera, signor giudice. Complimenti, le faccio i miei auguri, tesoro. Vorrei presentarti l'avvocato Lagrasta. Buonasera. Ah, oh, scusate. Dell'emozione. Faccio un attimo, mi vado a cambiare. Perché signor pigiama che era... Savino! Savino! Ma che scarpe ti sei messo, tesoro? Non sapevo. Comunque, se togli il piede dalla porta, l'ascensore parte. Non è poi così complicato, né? Pare facile, ma non è che... Un momento! Che? Un momento che voglio fare una cosa. Signor giudice, ma... Voglio controllare il suo numero di scarpe, né? Non capisco cosa sta facendo. È un gioco di società. È un gioco di società, è uno scherzo. Sì, è un gioco. Un grip, è finito. Sì, è più piccola. Signore, è forte. È davvero straordinario, divertente. Scusate, non previsto, ma questa è una festa a sorpresa. Io vado a cambiarmi vestito, né? Oh, il signori prego. Buonasera, scusate l'abito. Ma dove mai si è visto? Sono sicura che l'ha fatta apposta. E allora? Allora l'hai trovato il tuo bel Cenerentolo? No, ma qualcosa mi dice che è tra questi invitati. Che déshabillé divino! Oh, ma che dici, Andrea? Ti aspettiamo, Celeste! Sì, mi cambio e sarò subito da voi, faccio in un attimo. Che piedi grossi che ha questo? Mi sta spaccando tutta l'unghia del pollice ora. Caschiamo tutte e due. No. Questo disgraziato architetto con questo fatto elettronico. Capisco niente qua dentro. Dove cazzo lo metta questo adesso? Che bel vestito che ha. Grazie, gentile. Sbaglio, faceva parte della collezione dell'anno scorso. Uno come il suo, invece, mi sembra di averlo visto al circo addosso a una domatrice di elefanti. Cara. Com'è l'atmosfera? Sta calando. Beh, inventa qualcosa per avvivarla un po'. Sei tu l'artista, no? Il cadavere del pomeriggio, invece, era stato orribilmente strozzato con un pezzo di fil di ferro che gli aveva bucato anche il naso. Cesarino, non mi spaventare la contessa, né? Era scritto nel mio articolo. No, era sul suo... metta questo ovvio di particolari, vada. Bella festa, Ma prego. Bevi qualcosa? Ah, no, se lo dà. Certo. Ha letto il mio articolo? Che numero calza? Come? Che numero calza lei? Di piede, di scarpa? 39, tipico numero da giornalista di cronaca nera. Andiamo, Uderico, andiamo! Ma non tirarmi così. L'avvocato è ancora su? Non l'ho visto scendere. Dico. Dov'è? Alaska? Non c'è. Spargi talco. Bidde. Butter. Premere qui. Vale. Meraviglia della tecnica. Premo anche bide. Così ho premuto. Bide. Oh. Aiuto, un cadavere! Ho visto un cadavere! Fritto! L'ho visto! Aiuto! Oh, la pellice! Oh. Un cadavere freddo, stecchito! L'ho visto! È un cadavere senza polso, appollaiato sul bidet! L'ho visto! Non avevi il polso! Non potevo crederlo io! Ho visto un cadavere! Io l'ho visto, perché sono uno che se ne intende! Così, sul bidet! Era messo sdraiato! Io mi riconosco lontano un miglio! Stiamo calmi, che sei stato una burla inventata! Un cadavere completamente morto, steso sul bidet! Venite! Guardate se non è un cadavere questo! Eh?
Ma è Savino! Ma sì! Che c'è? Stavo dicendo a loro del fatto del cadavere che era azzeccato al non l'hai visto tu? Era lì fino a poco fa. Cesarino, ma che cosa hai visto? Il morto, quello che stava attaccato. Amore? Vedi, c'è Cesarino che crede di aver visto un cadavere in questo bagno. Ma sì, sono sicuro! Mi sconguassa la risata, un cadavere qua. Evidentemente è venuto, si è dato una risciacquata e se n'è andato. No, io l'ho visto. E veramente, siccome c'era il morto che era sdraiato accanto alla... Tipica deformazione professionale. Sì. Vede cadaveri dappertutto. Una volta ho letto un intero trattato al riguardo. Sì. Come scherzo mi sembra un po' pesante, però. È vero, mi sono sbagliato. Lei stava rovinando un party nella sua atmosfera gaia e festosa. Sì, hai proprio ragione. Io veramente mi sono sbagliato perché amore, siccome... Amore, brigati, per favore, che ti stiamo aspettando, Va bene. Ciao. Io chiedo scusa per aver interrotto questo... A fra poco, avvocato. Torniamo giù? Mi sono visto. Vergogna, pazzo visionario. E anche un po' stronzo. Hai sentito cosa ha detto? E c'ha ragione l'architetto. Come ha ragione l'architetto? Il fatto è che io stavo andando dentro a lì. Poi a un certo punto, mentre stavo tirando su, giù, lo zi... Su e giù. Cioè, io sono entrato di volata per fare una... Per che cosa? Un atto piccolo. Ah. E allora, a un certo punto, credo di aver visto... Di vedere qua. Io mi metto sempre le scarpe da tennis dentro il bagno, se no ci vuole sotto. Credo di non stare molto bene. E allora io vado... Io vado, Sì, sì. Ti prude? Sì, mi ha scoperto la reccia. Nel timbano, dentro. Io veramente non sto molto bene, sai. Sì. Andrei a bere qualcosa di forte. È meglio che a bere qualche cosa di forte. Già, bevi qualcosa anche tu? Sì. Bravo, ti tonifica. ti tonifica. Vado a tonificarmi anch'io, Tu bevi già. Aveva ragione l'architetto, vado a bere qualcosa anch'io. Sì, ma quando cazzo te ne vai, Cesarini? Dici sempre vado a bere, non ci vai mai. Io mi devo vestire, scusa. Vado a bere. Madonna mia, stavo morendo. Questo dove lo lascio adesso, a molla a bagnomaria? Chi me lo doveva dire a me? Tutte. Ah, e come faccio adesso? Ah, che bel caldo. L'unica cosa che ha imbroccato l'architetto è questa. Avvocato, finalmente! Scusate, ho perso un po' di tempo per i bottoni. Guarda come ti sei ingrassato. Lo smoking non ti sta più. Da domani dieta forzata. Ma se mi fai brucare solo erbe! E lei che numero calza? Io porto le scarpe di taglia inglese, 10 e mezzo. Sembra che stai vegliando un morto. È che mi sento male stasera, amore. Ecco perché sembra che sto vegliando... Ma che è morto, scusa? Mi cerca almeno di essere gentile. Finora sei stato proprio vegliando. Ma non è che non voglio essere gentile. Che buonasera. È che proprio ma non per una volta che mi interessa del tuo lavoro. Ho invitato tutta la gente che conta. Non so, ma non mi va che la gente va su e giù per la casa a sindacare a guardare. Non nascondi qualcosa per caso? Io non nascondo niente. Che devo nascondere? Ah, ecco, io adesso devo dire una cosa ad Andrea. Tu fai gli onori di casa con la moglie del giudice Denman, Su, vieni. Ma guarda, abitiamo nello stesso... Scusi, mia cara, le lascio mio marito. In cambio le porto via un momentino Andrea, ci sono dei congegni nel bagno degli ospiti che non funzionano. È molto strano. Comunque si può sempre usare il bagno di sopra. No. Abbiamo un morto che ci controlla. Avvocato, mi offre qualcosa da bere? Sì, andiamo. Il bagno, un cadavere a mollo. La contessa Milena neppure debole di reni. Se lo trovano. Vado un momento. Avvocato? Ma dove ti sei cazzato? Avvocato? Pure, l'ho visto, c'era. Don Vito mio, non potevi mandarmene uno più leggero. Savino? Savino, dove sei? Savino, finalmente! Ma si può sapere cosa succede? Ma ti stai comportando in una maniera molto strana stasera, Sì. Mamma mi ha ignorato per tutto il tempo, scusa! Non ti pare questo il modo di fare, ma dai! E l'ho fatto per prudenza, amore! Ma quale prudenza? Mio marito già sospetta, ma no, siamo qui che siamo meglio! Che cosa sospetta tuo marito? Ma come cosa? La nostra cosa! Ha seminato indizi dappertutto ieri mattina! Sta controllando le scarpe a tutti gli invitati! Me l'ha già misurata, è mia! Ecco, sta arrivando il cornutaccio! Nascoditi qua, nascoditi! Dove sei, Zelmira? Zelmira? Mi scusi, avvocato.
Sono veramente contento, signor giudice. Ma cosa che ha fatto? Che lei mi abbia fatto l'onore di venire in questa chiesa. Avvocato, mica ha visto per caso mia moglie? Sua moglie? Perché dovrebbe mi essere qui? Mi è sembrato di vederla salire. No, dove va? Ho sentito la sua voce. No, no, ma perché vuoi guardare nell'armadio? Non c'è nessuno nell'armadio. Ma mi scusi? Ma scusi, l'armadio è mio, non voglio che nessuno abbia guardi. Pazienza, scusi. Abbia pazienza. Ma signor giudice, qua dentro c'è la biancheria intima. Non c'è né sua moglie nelle scale. Insomma, ma perché mi ha avvocato? Avvocato. Signor giudice, la prego, non mi rovini. Io non volevo farlo, lui mi ha costretto. Che dovevo fare io? Avvocato, non faccia così. Io sono un uomo di mondo, né? Sono uno che ha viaggiato, sono uno che non si scandalizza. Io le assicuro che sarò muto come una tomba. Anche lui è rimasto di ghiaccio, né? Per forza. È buona questa. Ma no, ma andiamo, avvocato, senta, chi di noi non ha i propri vizietti? C'è chi beve, c'è chi gioca, chi va a donne, e chi invece come lei, è questione di gusti. Adesso che ma e poi diciamocelo, avvocato, chi di noi non ha un cadavere nascosto nella radio? Quale cadavere, scusi? Avvocato, metaforicamente parlando. Ah, metaforicamente. Ma dove è finito il suo senso fiumore, avvocato? Vuol sapere una cosa? Sì. La verità? A vederla così non si direbbe affatto. E poi mi perdoni, sa, ma con quel bel tocco di moglie che si ritrova. Sì, ma niente. Beh, comunque, da parte mia. Mosca. Ah, Mosca. Grazie. Silenzio assoluto. Grazie, signor giudice. Figure. Arrivederci, signor giudice. Ah, signor giudice? Sì. Ci vediamo dopo, ne? Che più? Se n'è andato. A me. Se n'è andato. Ma sai che se ci trovavi insieme ti ammazzava, ma mi ha preso un colpo. A me mi ha preso per ricchione, Vieni, Savino. Mi ha detto che più. Vieni, Savino, che siamo soli. Soli non direi. Ma pensa, non eccitante. L'idea che tua moglie possa venire qui da un momento all'altro e cogliersi in fragrante, dimmi se non è eccitante, Savino! Eccitante? Non è che non è eccitante. Allora, ma cosa fai? Dai, ma non te ne andare. Dai, Savino, vieni qua. No, non posso venire, Zalmira. Ma perché? Perché non voglio più tradire mia moglie, ecco. E da quando è che hai riscoperto questa vocazione? Da quando? Da due ore, da due minuti? Quando? Non mi vuoi spiegare quando è che hai preso questa decisione? Visto che ancora ieri mattina a casa mia pasta e davi per i tornitoni. Ma da ieri sono successo un sacco di... Ma che cosa è successo? Non dico io che cosa è successo. È successo che vado di là e faccio un casino che non finisce più. Tiè! Zalmira! E vai dentro, ma sei proprio morto inquieto tu! Zalmira! Zalmira, ti prego, non ti vede nessuno. Non ti arrabbiare, fallo fare. Fallo fare il nostro amore, ti supplico. Ma quale amore? Ma quale amore? Ma chi t'ha mai amato? Uno vale l'altro, caro mio. Anzi, se proprio lo vuoi sapere, tu, dei 32 amanti che ho avuto prima di te, sei il più nepizzente, il più banale, il più... Più stronzo, palato e grasso. Sì. È il 33esimo. Caro giudice, spero che la festa sia di suo gradimento. Come potrebbe essere altrimenti con un ospite tanto amabile, tanto delizioso e ahimè anche tanto sola, purtroppo. Beh, mio marito stasera è veramente... No, signora, per carità, so tutto. Tutto cosa? Brava signora, è giusto ed è leale che lei lo difenda. Ma vede, donna Celeste, in certi casi l'appoggio di un amico influente, discreto, soprattutto di un uomo, di un vero uomo. Lei capisce cosa intendo dire, no? No. Caro! Signora, prego. Ulterico! Mi scusi un momentino. Caro, ti presento mio amante. Lo cercavi da tanto, eccolo qua. Ah, sì, l'avvocato alla grasta, come no, un noto seduttore, lo sanno tutti. Ma dico, ma che sei impazzito? Ma lo sai chi sarà prima su in camera da letto dentro la radio? Scusate, raggiungo mia moglie. Prego, caro. Amore, Augusta e Lucrezio sono arrivati finalmente. Come sta, Augusta? Bene, grazie. Possiamo darvi in sala da pranzo per prendere qualcosa? Lucrezio, caro. Tesoro mio, scusa. Ma cosa vuoi fare? Uno scandalo? Non sono cose che ci riguardano. Bisogna avere comprensione. In fondo è una brava persona. Ma dico, ma lo sai che potresti rovinargli la carriera? Signor giudice, non viene? Ma scusa, io... Donna Celeste, sono qua. Non è più geloso. Mi sono pazza completamente. Non è straordinario che pur vivendo da anni nella stessa casa, divisi solo da una rampa di scale, ci si conosca appena? Si può rimediare facilmente, sa? Vuol venire a letto con me? Sì. Andiamo. Ho un'idea più eccitante. Qua. Su e giù nell'ascensore. E perché no? Per me c'era. Qui c'è il bagno. E c'era. C'era. Oh. Mi scusi. Non vorrei che pensasse che spiavo. Riesco. Altina, Che tipo? Oh.
Stavolta non mi frega. Oh, come ti sento, ti sento. Sono cinque volte che facciamo su e giù con l'ascensore. Sì, mi piace andare in camera da letto. In camera da letto, sì. Sì, va bene, andiamo. Sì. Ma facciamo attenzione. Sì. Non ti preoccupare, quello stronzo visionario. Sì. Oh, sì, baciami. Oh, sì. Qua. Abbandonati. Come ti sento? Mi fai diventare una bestia. Oh, che bestia, che bestia. Sì. Io non sono pro il delitto d'onore, signor giudice, ma lo giustifico. Ma come, avvocato? Proprio lei? E le sue battaglie contro il mito della gelosia? Va bene, ma la pena deve essere breve, però. Scusi tanto, signor giudice. Lei è veramente splendida, signorina. Savino, l'architetto mi ha ridato dello stronzo. E ha fatto bene. Ma stavolta l'ho visto. Che cosa? Il cadavere. Eh? Il cadavere! No! È Cesarino che è un tipo faceto, vede cadavere dappertutto, embrieco. Disgraziato, il cadavere. L'ho visto, veramente. Ma quale cadavere? Guarda che questa volta non posso essermi sbagliato. È in camera da lì. No. E si vede che si è andato a sì, fare là. Un pisolino eterno. Buona questa. Ti assicuro che è in camera da letto. No, no, cosa fai? Cosa vuoi fare? Ecco, qua dentro. Cesarino. Sì. Guardami fisso dentro gli occhi. Eh? Ricordi che ti ho sempre voluto bene da quando eravamo ragazzi. Sì. Ti ricordi quando eravamo bambini siamo andati all'elementare insieme? Sì. Poi abbiamo fatto liceo insieme. Io volevo farti vedere qua dentro. E poi abbiamo fatto anche l'università insieme. Sì, ma questo che c'entra? Ecco, non c'entra se io mi sono laureato e ho avuto più successo finanziario e tu non l'hai avuto. E vabbè, ma questo... Quello che conta è che io per laurearmi e per avere questo successo ho fatto una vita di sacrifici. Sì. Di rinunce. Sì. Di diete. Sì. E in un momento di debolezza. Ti sei mangiato qualcosa. Mi sono mangiato ecco, qualcosa. E allora... Cesarino, non mi sono mangiato niente. No. No. E allora che parlo, cinesi? Oh, mio marito mi sta cercando. Hai le mani zelate? Sì, però ho cuore caldo. Vampirona! Sì. Troviamo un letto. Porcellaccia. Sei in un momento di debolezza, no? No. Che debolezza? In un momento di confusione mentale. Sì, no, no, no. Che confusione mentale? In un momento di necessità. No. Sì, necessità. Hai bisogno di soldi? Non ho bisogno di niente, Cesarino. Apro l'armadio. Cesarino, sei pazzo, non lo fare. Io non sono pazzo. Dove sta? Savino. Non c'è. Non c'è nessuno? No. Allora sei pazzo, scusa. Non c'è. Stava qua. C'è. Con la testa così faceva. Non c'è. Non c'è. Ma perché ci deve essere? Scusa? Perché prima stava qua e adesso... Non sarai pazzo, ma sei un po' scemo. Savino, abbi pazienza, mi devi scusare. Ma figurati. Io forse non ci sto più con la testa, la cronaca nera, tutti sti morti, sti cadaveri. Brutto mestiere fai tu, Cesarino. Vado a berci sopra qualcosa. Vai, vai. Embriecati, Ma perché sparisce sempre? Lo fa apposta il killerone maledetto. Dove si è cacciato adesso? E se lo trova Cesarino? E magari ti risponde davanti a Cesarino sul bidet. Quello ubriaco no, lo vede. Lo devo trovare. Avendo vicino un vero uomo come me, una creatura splendida come lei, potrebbe veramente rifiorire. Piano di sopra. Per me questa sera è stato un colpo di fulmine. Mamma mia! Aiuto! Oddio, è successo! Fatemi uscire! Soffro di claustrofobia! Voglio uscire, fatemi uscire! Mi raccomando! Aiuto! Sto arrivando, signor giudice, non si preoccupi! Assessore, mangia qualcosa! Ma che impazzito sto coso, sei gastrello. Maledetto killer, dove ti sei cacciato? Mi vuoi vedere morto a me? Io ti ammazzo a te un'altra volta. Il pagreto segreto e il passaggio segreto. Vuoi vedere che disgraziato dell'architetto ha fatto pure la camera delle torture? Quella faccia d'SS ce l'ha, SS, super stronzo. Ah, eccolo. Oh! Mannaggia la miseria maledetta, che lo fai apposta, che giochiamo a nascondino! Non
sono gli ultimi dell'armadio! Sono un visionario! Non vi preoccupate, non vi preoccupate! Arrivo! Fatemi uscire! Aiuto! Aspetta, fatemi uscire! Vola! Vola! Come sta, signor giudice, sta bene? Oh, Dio mio! Non ti posso lasciare un momento, cara! Vola! Guarda che svergognata! S'ha riprovato ancora, la signora! Scusate! Madonna Celeste! Mi consenta una parola! Signor giudice! Ci sarà un posto sicuro dove disgrazia dell'architetto non ha inventato congegni elettronici? Celeste, aspetta! No, ma mi lasci! Prego, Donna Celeste! Mi lasci stare, Donna signor Celeste. Giudice! Non ma faccia no, così, ma per favore! Ma cosa dirà la gente? Oh, ma poi non lo vede come sono combinata! Io non desidero! Oh, ma non è possibile! Cara Donna Celeste, oh, non creda che io sia solito precorrere i tempi, ma vedendola così provocante non posso resistere! Ma sia ragionevole, signor giudice, mi devo cambiare, non capisce che non è il momento! Se ecco, mi permette, perché conosco il segreto di suo marito! Ma quale segreto di mio marito? Oh, non posso dire di più, ho giurato che... Cos'è stato? Ho sentito come qualcosa... Ci sono i fantasmi! Donna Celeste, non mi lasci, non fugga! Donna Celeste, la prego, mi faccia entrare! Donna Celeste, non equivochi sui sentimenti di un vero uomo! Donna Celeste, lasci che le spieghi! Oh, che bella gioia! E tre. Questo fumo... Un portacenere. Quest'arte pop, che serva qualcosa almeno. Tesoro? Sto benissimo. C'è qui il dottor Smeraldi, se vuoi essere visitato. Ma se ti ho detto che sto bene, poi qua c'è pericolo. Cioè, voglio dire, andate giù. Va bene, allora fa presto, fra poco è mezzanotte. Va bene, vengo. Savino. Certo, lei è una santa donna. Come fa a vivere accanto a un tipo così particolare? Mi scusi l'ardire. È esaurito, soltanto esaurito. Non vorrei essere scarpe numero 39. Ma non mi secchi lei con le sue scarpe. Le scarpe di quelli che vedono i morti. Stanno scendendo. Ciao, Savino! No! Che... Oh. Come va, Savino? Sei tu? Sì, sono io. Che hai bevuto? Sì, tanto. Sei embriaco? Tutto. Meglio. Cosa fai? Che faccio? Mi sto trasportando un cadavere. Mi prendi in giro anche tu perché io vedo i morti dappertutto. Ecco perché mi prendi in giro. No, perché se io ti avessi detto che sto trasportando una cassapanca... Una cassapanca. Tu ci avresti creduto? Sì. Sì. E allora è una cassapanca. Stile rock. Stile rococò? No, stile tardo 800. È buono. Sì, sì. È legno massello. Tiene pure il capello? Guarda. Io lo so. C'ha le rifiniture di Bardonecchia. Tiene pure la recchia? È tarlata, sai, è legno vecchio. È pesante quella. Un peso morto, non ce la faccio più. Adesso ti do una mano, Savino. Eh sì, è meglio. Ti do una mano e vengo volando. Vieni a piedi. Sì, basta che vieni. Vengo volando a piedi. Mamma, come sembri eco, Cesarino. Prendila per le gambe. Come per le gambe? Eh beh, ogni cassapanca c'ha le gambe. No, che sono quelle? Sono le gambe della cassapanca. Bravo. Dai, lo portiamo in gandina. Cassapanca tardo 800 con scarpe da tennis numero 47. Pla. È mezzanotte, c'è una bella sorpresa. Spaghetti con panna e tartufi. Accomodatevi in sala da pranzo. Prego, prego. Accomodatevi. Mi permette di fare un cavaliere? Ma certo. Cesarino, dammi una mano che la cassapanca pesa qua. Cesarino.
dorme, ubriaco. Tutto da solo. Qui non ce l'ha fatta l'ascensore, maledetto architetto, venne qui. Quando è brutto. Va bene, ecco. Mi condannano pure per occultamento di cadavere. E che me ne frega, ma io l'occulto. E che muoia presa lui? Oh, io l'occulto! Questa è vuota, ma lì ce n'è. Si beve, ci si tonifica. Non mi freghi più, Casabanca! Io i cadaveri me li sogno. Due morti in via Robespierre. Tre cadaveri della stazione. Due tunisini morti per motivi abietti. Io me li sogno. Cassapanca. Mi sogno io i cadaveri. Cadaveri morti. Tutti morti. Mi sogno. Non mi freghi più. Cassapanca. Signor Giugio, sono innocente, non l'ho fatta apposta. Ma che cosa dice la crosta? Lei ha anche occultato il cadavere, sa? Lo so, signor Giugio, 721 CPP parla chiaro, ma io mentre occultevo non guardevo. Ma non sono robi che sugli specchi, la crosta. Io non ce la faccio neanche a chinarmi, non ce la faccio, signor giudice. Eh sì, perché nella sua posizione di avvocato il codice lo deve sapere a memoria. La sua posizione è molto scomoda. Lo so che è scomoda, signor commissario. Più scomoda di così si vuole. Ma ci sono anche le attenuanti, signor giudice. Gli acrobotti vorrò dire la crosta. Non mi faccia arrabbiare. Signor pubblico ministero, mi appella a lei. Obiezione, si è finta. Ma io non ho neanche parletto. L'ergastolo, la crosta. Ah sì, l'ergastolo mi date? A me, che sono in gelzuretto? E allora io l'ho sotterretto. 50 anni, 30 anni, ma io l'ho sotterretto. Occulto, ma non guardo. Savina, dove sei? Celeste. Vengo io da te, amore. Ma cosa fai là? Stavo facendo la ginnastica. Si può sapere cosa ti ha preso? Ti stiamo tutti aspettando per la torta. Tu sei ancora in accappatoio. Mi vado a cambiare. Non di là, dalla porta di servizio. Su, sbrigati. Sì. Dai, schiattare. Un bel soffio, passa, tutto d'un fiato. Bene, bene, me lo applauso, guarda che ce l'ha fatta. Grazie, giudice. Tanti auguri. A lei non ci arrivo, onorevole. Auguri. Tanti ti auguro 100 di questi giorni, tesoro. Speriamo di no. Ogni boccone di queste sono almeno 300 calorie. Pane, cioccolato, pan di Spagna. Ma oggi è il mio compleanno. No, no, tesoro, anch'io non ho mangiato nulla, non mi costa nessun sacrificio. E allora è meglio che non guardi, me ne vado di là, ecco. Avvocato! Ah. Ma applauso l'avvocato che non può mangiare la torta! Nella tomba. Sono morto. O sono pazzo. O vivo. Questa volta il morto sono io. Un cadavere. Sono pazzo. Sono vivo, sono pazzo, sono morto. Non c'è. Non c'è più. Allora se non c'è vuol dire che è vivo. E se è vivo non è morto. E dove sta questo? Dove? Mi arrendo.
Arrendi, signor Killer, non mi faccia niente di male, la prego. Io l'ho fatta apposta. Anche lei, però, così alto e grosso, non voleva capire ragioni. Beh, è meglio che vivo così. Ah, io non volevo ammazzarla. Parliamo una voce, che è meglio. Sagarai! Qui stai. A momento mi facevi morire. Dio sia lodato. Ti faccio dire 10 messe di suffragio. Anzi, 100. 1000 messe di suffragio. A te, alle anime del purgatorio e all'anima degli mortecci tua. Ah! Dai, andiamo via che mi sono proprio annoiata. Ma sì, va bene, Gioia. Però quell'avvocato alla crasta non lo capisco. Nascondere un culatone nell'armadio. Un culatone? Sì, cosa poi ti spiego. Poi con una moglie come quella che si ritrova. Oh, grazie. Come quella? Ma secondo te quella là è meglio di me? Beh, non mi hai detto questo, però ammetterai che è una bellissima donna. Arrivederci. Arrivederci. Donna Celeste, carissima. Ah, signor Giorgio. Io la ringrazio per la stupenda serata. Io ti ringrazio infinitamente di questa serata meravigliosa. Però scusami, ma devo andare. Domattina mi aspettano presto all'obitorio. Ma cosa fa, Kiel? Scusa, ho sbagliato mano. Arrivederci. Grazie, donna Celeste, tante grazie. A lei. Oh, mio Dio! Eh no! Arresto, basta! Mi hai stancato! Giulio! Arresto, mi tenuto anch'io! Poche scintille, la festa continua! Che cosa credi di essere? La vaga desnuda! Certamente non una domatrice di elefanti ridicola come te! Ah, sì, domatrice, ma vieni un po' qua! Che a me mi chiamavano la tigra di Shasta, ah! Tony! Io non posso vedere, signora! Ma sì! Ma è di Zioca! Che festa fantastica, vale detto che lei, signor giudice! Evviva! Che meraviglia! Che meraviglia! Parti bagnato, parti fortunato! Venite tutti dentro! È la festa più bella dell'anno, venite dentro! Dentro tutti, che festa meravigliosa! Venite! Che meraviglia! Che meraviglia! Che meraviglia! Evviva! Porca terra, come pesa la pala? Non ho mai lavorato così a digiuno, sempre a digiuno. Come guarda brutto il cadavere. Arrivederci, grazie, grazie. Madonna benedetta dell'ingoronetta. Grazie. Buonanotte. E fanno bene quelle della mafia a mettere dentro i pilastri di cemento. Quando, e quando ne trovano più acqua? Mi piace per l'incidente della piscina, ma... Sì, ciao. Savino! Che c'è? Che cosa stai facendo ancora? Io? Niente! Celeste, non ti muovere da lì! Vengo io, se no prendi freddo. Stavo piantando le fragole. Non ti pare il momento di piantare le fragole? E se non lo faccio stanotte che c'è la luna piena? Quando lo faccio? Bella figura, se ne sono andati via così, tutti. Meglio. Senti, amore. Che cosa c'è? Tu mi ami, sembra a me. Ma certo che ti amo, ma che razza di domanda è anche questa? Anche se scopri che tuo marito ha fatto una cosa molto grave. Io non la volevo fare, mi c'ero costretta a me, mi c'ero. Come la fai sempre drammatica, Savino? Sembra quasi che tu abbia ammazzato qualcuno. Ma chi? Articolo 28, codice procedura penale, ergastolo. La polizia. La polizia? E che vogliono? L'avvocato alla crasta? Sono io, comandante. Buonasera. Buonasera. Dicono che in questa villa sia stato commesso un omicidio. Un che? Un omicidio. Un omicidio? Ed è vero che, siccome la mia festa, se stavamo ballando, no, tutti quanti, non le dico lo shake, tutti i balli moderni, il rock and roll, no? Allora è la mia festa stasera, no? Lei capisce che noi comunque siamo obbligati a eseguire una perquisizione come da mandato. Beh, se c'è il mandato, se ne pare che io come avvocato posso soccorrere il corso della legge, signor commissario. Prego, ne? Vado in casa e vado a visitare quello che... No, no. Certo, certo. Prima diamo uno sguardo al giardino, No, no, no. Come no? Come no? Come no? Lei è padrone, può fare... Non ride perché sto pensando alla testata di quotidiani sul giornale, no? L'avvocato alla crasta col cadavere in casa. Per cui si scherza. Tu da quella parte, noi diamo un'occhiata qui intorno. Savino, cos'hai? Sto male, mi sento, non lo so, sarà la luna piena. Sto male. Ma su... Commissario? Venga, c'è una buca. Buca? Una buca? Non sarà la buca delle fragole? Sì, altro che fragole. Commissario,
Commissario, la prego, un momento! No! Non vada lì! La buca no! La buca è mia! La buca... Ah! Oh! Ah! Savino. Signor commissario, il cadavere c'è. Quale cadavere? Chi è? È Saruzzo il biondino, lo riconosco. Avverto la centrale. Signor commissario, scusi. Lamento. Signor commissario, scusi un attimo. Le devo dire una cosa importante. Signor commissario, si fermi. Signor commissario! Dottore, scusi. Oh, pardon. È stata legittima difesa, glielo assicuro. Ma quale legittima difesa? Questo è un delitto bello e buono. Ecco che cos'è stato. Ma e l'attenuanti? Nessuna. Come nessuno? Con l'articolo 15 del codice di procedura penale, se quando una persona è costretta a fare una cosa che non vuole fare e che in quel momento non connette più, non vede più... Avvocato, per piacere, abbiamo l'arma del delitto. Vuol saperne più di me. L'assassino ha confessato. Ha confessato! È stato lui a condurci qui. Chi? È uno dei marsigliesi che stanno uccidendo gli uomini di Don Vito Malisperi. Questo era l'ultimo. L'ultimo? Sì, l'ultimo. E io con la pelle! Al momento mi scende l'ernia! Una cosa non capisco. Come ha fatto l'assassino a scavare quella buca? Sembra fatta apposta per... Per piantarci dentro le fragole. Mo. Con la luna piena. Con la luna piena, commissario. Sono stati marsigliesi! Sono stati marsigliesi! Ho capito tutto, caro. Sono stati marsigliesi. Arrivederci, commissario, a disposizione. Non sei con la sua signora. Non sono sposato. Ah, scusi. Arrivederci. Se da un punto di vista balistico il marsigliese ha sparato da fuori la finestra, ecco qua. Questo è buchino, diciamo, da dove è entrata la pallottola. Proprio quando io sparavo per combinazione, che non c'è. Non c'entravo niente, io in effetti. Invece di fare il cretino, potresti dormire un paio di ore, no? Ah. Per ricapitolare, quando io ci ho dato la testata del testicolo a lui, no? Che stava. In fin dei conti è stata una bella serata, no? Date la pistola, no? Movimentate. Peccato. Io ci ho dovuto dare a lui una botta. Ma chi poteva immaginare? Perché... Ha fatto così. Mo, lui è andato verso. Il proiettile! Il proiettile nel tubo, lo sapevo, ne ero convintissimo io. E cioè, perché se questo è il fuori d'uscita, quando ho sparato, ta! Si è convicato qua. Ma non c'è la miseria, sono innocente, Celeste, innocente! Beh, innocente proprio no, eh. Fortunato, piuttosto. Sei stato tu a far venire quel killer per me, Andrea? No, un momento, non diciamo fesserie, perché lì ha fatto tutto Don Vito Malisperi. Io l'ho proposto, non l'avevo accettata, eh? Visto che non hai accettato la sua proposta, carissimo, ora è il momento in cui sei costretto ad accettare la mia di proposta. Le corna. Come? Hai presente le corna? No, non capisco che significa tutto questo, Celeste. Non ha importanza, basta che capisca io. E io ho capito tutto, caro, tutto. Ma che cosa hai capito? Semplifico. Hai le corna, Savino. E adesso che hai scoperto di non essere un assassino, è giusto che tu sappia almeno che sei cornuto. Questo l'ho capito, però... Io me ne vado col mio amante. Celeste! Oh! Celeste, guarda che dimagrirò a vista d'occhio se è questo che vuoi. Celeste, ti prego, dimmi che è uno scherzo. Guarda che te ne pentirai, eh. L'architetto. Tesoro. Ciao. Allora è il tuo amante. Ma lei che uomo è, scusa? Ma come a casa mi ha dato la sua parola d'onore? Ha giurato e dice che è discepolo di Cosgorbe, Kim Bosch, come cazzo si chiamano loro? Nuvolish! Povero ignorante, tu non meriti tutto questo. Andiamo, cara. Architetto. Celeste! Ciao, Savino! Ma... Chi è? Qui all'ospedale, Don Vito Malisperi è fuori pericolo. Adesso glielo passo. Avvocato mio bello! Ah, salve, Don Vito, mi fa piacere che sta bene, sa? Può parlare adesso? Sì, sì! Non si sente? Ah, può anche sentire? Sì! Ecco fatto. Adesso mi ammazzo.
M'ammazzo! M'ammazzo! Cioccolatino? No. Ti dispiacerebbe abbassare un po' la musica? Ho un mal di testa. Dai, mangia un cioccolatino, sono buoni, sono la crema. Almeno 1000 calorie ognuno. Non sarai mica una di quelle donne che sono fissate con le diete. Perché? Perché io sono molto goloso, mi piace molto mangiare. Sai, noi siamo di origine meridionale, orecchiette, rigatoni. Mio padre stazza 120 kg e mia madre pesa 112 kg. Mio fratello, che era magro, quando ha fatto una cura per i capelli, è ingrassato 50 kg in 2 mesi. Anche tu perdi i capelli. Farò la cura che ha fatto mio fratello. È una cura un po' pericolosa perché è a base di ormoni di foca. Sai, ti fa diventare un po' impotente, ma è una cosa passeggera, un effetto, diciamo, collaterale. Grasso, pelato e impotente. Grasso, pelato e impotente. Andrea, torniamo indietro. Perché? Riportami immediatamente a casa mia. Voglio morire, m'ammazzo! Savino! No! Savino, dove sei? M'ammazzo, la faccio finita! No! Non lo fare, ti prego! Sono tornata, tesoro, aspetta! No! Savino, cosa stai facendo? Voglio morire! Mi voglio ammazzare! Voglio morire mangiando! Amore, non c'è più bisogno, sono tornata! Non mi frega niente a me! Torna dall'architetto! Ma ragiona, Savino, per morire così ci vogliono tanti anni! Vabbè, non c'ho fretta io! Posso aspettare tanto tempo, eh? Trigliceridi? Colesterolo? Cosa posso fare per farmi perdonare? Passami gli spaghetti, eh? Che sennò si freddano. Dove li metto? Qua. Là? Qua! Qua! Io decido l'arma del suicidio. Sai, quasi quasi mi suicido insieme a te. Suicidiamoci insieme. Tu ridi di chi cede sul più bello, di chi si pesta un dito col martello. Tu ridi di chi soffre per amore, attende invano l'autobus per ore. Tu ridi di chi prende tante botte, di chi mangia spaghetti a mezzanotte. Tu ridi di chi non ha più benzina su un'autostrada alle 8 di mattina. Tu ridi di chi vede il sole a scacchi, di chi si sta strozzando con gli gnocchi. Tu ridi di chi sogna gli occhi belli, di chi ha più guai in testa che capelli. Tu ridi di chi crede alla Befana, di chi è stonato come una campana. Tu ridi di chi è grasso e fa la dieta, sperando che diventerà un atleta.